Ciao ragazzi, Franco stava iniziando per far... stavi per far già cadere la camera. Cadere la camera. Mi sono spostato un po' così. A me parla proprio una caduta mancata. Comunque, yeah. Allora, allenamento oggi intermedio per le gambe. Abbiamo fatto il livello già principiante. Vi è piaciuto? Grande richiesta per il livello intermedio. Eccolo qua. Come sempre, vi spiego, vi do l'anticipo. Sarà totalmente a carico libero, ok? Perché mi metto nei panni di chi non ha modo di utilizzare pesi, zavorre e vuole solamente andare avanti con le gambe, ok? A carico libero, quindi non ha modo di caricare in un rack, in un bilanciere, ci vuole un attimino un po' di inventiva e un po' di magari capire cosa può dare stimolo o meno, quali sono i vari stimoli da dare, ok? Quindi qua vi ho strutturato una programmazione, qua è a livello intermedio, quindi se non avete visto il principiante, guardatelo se siete principianti, altrimenti procediamo con questa. Allora, vediamo subito, ok? Qua Franco c'è un'inventiva. Qua c'è un'inventiva negli esercizi, perché bisogna inventarsi sui secondaggi, sui molleggi. Ecco, ci sono dei molleggi. Vieni Franco, così utilizziamo i tronchi per come assistenza per i bulgari a squat e quant'altro. Allora, perché qua io non sono mai stato. Comunque, il primissimo esercizio, ok? Squat jump con molleggio. Cos'è il molleggio? Cosa intendo? Esiste nel gergo tecnico? Il molleggio. Il molleggio, sì. Io ho pensato a un molleggio e ora ti spiego. Allora, un 3x10, ok, con molleggio di squat jump, con isometria finale, poi in buca 5 secondi. Per molleggio intendo questo, quindi lo squat jump, ok, da così, si fa fare questo, ok? Per molleggio intendo una piccola esitazione quando sei in buca, cioè quasi un fermo in buca, solamente che è proprio un molleggio. Quindi arrivo giù, faccio questo, cioè esco dalla buca, ok? Ritorno in buca e salto su. Hai capito, Franco? Sì, sì. Ok, questo ci va a togliere tutti i vari rimbalzi. Può sembrare che un rimbalzo, in realtà non lo è. In realtà facciamo una piccola... Spostiamoci qua, dal finale sotto. Facciamo un piccolo fermo quando siamo in buca, torniamo su lentamente, torniamo giù, esplosivo, ok? Così non andiamo a fare le cavallette, ok? 3x10, all'ultima ripetizione, quindi facciamo finta, guarda che siamo alla 7, ok? 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Quindi 5 secondi fermi in buca finale. Il gluteo si sente. Il gluteo si sente. Ok? Soprattutto per il molleggio si sente. Nella versione base, ad esempio, li avevamo visti senza il molleggio. Ok? Secondo esercizio, squat jump per 10 in super serie con affondi alternati esplosivi, quindi anche quelli lì pliometrici, per 10. Ok? Per 3 volte. Come tempi di recupero io vi consiglio di tenere un minuto e mezzo / 2 minuti massimo, perché non stiamo lavorando ad alta intensità. Quindi partiamo con gli affondi, ok? Vado a fare 10 conteggi, quindi 5 per gamba, ok? O volendo si può anche fare poi avanzando 10 per gamba, quindi 9 e 10 in super serie, ok? Questo ci dà stimolo, tanto stimolo, ok? Andiamo bene a saturare la gamba, quindi con esercizi di esplosività. E questa è la prima parte dell'allenamento, quindi come sempre vi consiglio di inserire l'esplosività come inizio, soprattutto se dovete fare dei lavori in realtà di sviluppo di un muscolo a cui non potete dare troppa intensità. L'esplosività è un ottimo strumento da poter utilizzare, ok? Quindi le gambe che richiedono tanta intensità per poterle sviluppare, perché sono un muscolo grosso, andiamo a metterci in carenza dell'intensità un'esplosività all'inizio e poi giocare sui secondaggi successivamente. Quindi adesso andiamo nella parte dopo. Bulgarian squat, ok? Quindi terzo esercizio della programmazione, Bulgarian squat. I numeri sono sempre indicativi, ragazzi, come vi dico sempre, quindi i numeri prendeteli e riadattateli a voi. Possono essere un po' di più, possono essere un po' di meno.
possono essere delle isometrie maggiori, minori, ok? Vanno adattate a voi e al vostro contesto d'allenamento. Quindi se volete poi un qualcosa di specializzato su di voi, se volete essere seguiti direttamente da me, contattatemi in privato, mi scrivete coaching online, io vi giro tutte le mie informazioni del caso, ok? Poi se volete altre farmi domande, mi chiedete come funziona, tutto quello che volete, ok? Io vi rispondo tranquillamente. Però qua, ecco, se vi allenate da soli, cercate di adattarlo a voi, perché va adattato. Bulgarian squat 3x5, quindi per ora stiamo facendo tutte e tre serie, ok? 3x5 con 5 secondi di isometria dopo le prime 5 ripetizioni, quindi vieni Franco. E questo è un attimino da capire, c'è dell'inventiva qua. Allora, vado a fare le mie 5 ripetizioni, ok? 1, 2, 3, 4, 5, vengo su. 5 secondi di isometria giù, ok? In buca, quindi 1, 2, 3, 4, 5, altre 5 ripetizioni e altri 5 secondi in buca, ok? Anche qua si sente, ovviamente le tre serie sono per gamba, quindi vado a fare 5, poi subito vi consiglio cambiate gamba, 5, recupero e questa è una serie, ok? Quindi gamba, gamba, una serie. Tre volte, quindi tre volte per gamba, ok? Torna pure là, Franco. Ti piacciono, Franco? Belli. Belli, vero? Quarto esercizio. Qua per andarci a sfinire bene su un esercizio che ha il movimento facile, quindi non c'è uno stress come nei Bulgarian squat che dobbiamo cercare l'equilibrio, capire il movimento. Molto semplice. Lo squat regolare, normale, pulito, a carico libero. 30 ripetizioni. 3x30, vi consiglio col recupero molto breve. Se avete modo, ora io lo so che ho detto come premessa che è una programmazione per chi non può utilizzare pesi, quindi senza attrezzature, ma se avete modo di mettervi uno zainetto con bottiglie d'acqua o una cassa d'acqua, tenervela in mano a fare peso, ok, per dare stress ulteriore, tanto che guadagnato. Quindi molto semplice, velocità vi consiglio regolare. Poi anche qua, se anziché aumentare il numero, se lo trovate facile, andate a lavorare sui secondi di esecuzione, secondo me è meglio. Quindi ad esempio fare un'esecuzione lenta, ok? 1, 2, 3, ok? Salita lenta, discesa lenta, potete giostrare su quello oppure caricarvi con una cassa d'acqua. Ultimo esercizio, 2 serie per max di pistol squat. Quindi a sfinimento andiamo a fare 2 serie per quanti colpi riusciamo a fare di pistol squat. E direi che l'allenamento può finire, ok? Quindi il pistol squat finale ovviamente sarà molto affaticato, ok? Lo usiamo anche come test per vedere nelle settimane come miglioriamo su questo esercizio. E nulla, lo mettiamo proprio per dare la mazzata finale, secondo me è utile inserire una mazzata finale in un allenamento di questo tipo totalmente a carico libero sulle gambe. Secondo me anzi può dare molti risultati nel tempo, nel lungo tempo. Aumenterà questo numero massimale di pistol. Franco, che cosa ne pensi da grande conoscitore degli allenamenti per le gambe, nonché capostipite di uno sport? Che devo dire? Io mi alleno con i pesi. Sì, però. Ho capito, ma cosa ne pensi? Se uno non ha attrezzatura è l'unico modo per poter allenare le gambe. Cioè. È buono. Sì. Cioè, nel senso, io mi ricordo che tipo... Una volta, ti ricordi quando avevo iniziato ad allenarmi, che ero fissato con l'allenarmi solamente a carico libero? Non so se ti ricordi. Io ero fissato solamente no. Con... Dicevo, ero... pensavo che con l'allenamento a corpo libero si facesse un fisico migliore. Ah, sì, sì. Sai, quelle fisse un po' stupide. Diverso, no? Poi è diverso perché magari se uno fa cose diverse, ovvio, il muscolo diventa diverso, no? Però non è che c'è un muscolo vero, un muscolo finto. Però io allenandomi con... Sì, beh, non metodi così... Poi non è che è elaborato, però non avevo le conoscenze che ho adesso, quindi semplicemente facevo squat a casa, forse anche male. Facevo affondi, i pistol no perché non li conoscevo, facevo degli affondi con piede sul rialzo, cioè mi mettevo sulle scale di casa, mettevo un piede in alto e facevo l'affondo. Non sapevo neanche se andavo... Nella mia testa no? Dicevo, ma lavora di più la gamba che sta sotto che sta sopra, perché poi non erano neanche degli affondi, facevo... Però mi si erano sviluppate le gambe, perché poi sono molto predisposto nelle gambe. Però, secondo me, se uno, anche non avendo peso, ma vuole solamente, ecco, tenersi in forma, quindi non ha ambizioni
competitive, perché ovviamente non c'è una competizione sugli squat, chi fa più squat già, magari sì, ho capito, ma no, non è uno sport come il powerlifting, capito? Se uno vuole competere nel powerlifting, lì allora si deve allenare con i pesi per forza di cose, non c'è alternativa. Ok, deve allenarsi sullo squat con i pesi, perché altrimenti può fare tutti gli squat che vuole a carico libero, ma non aumenterà mai il suo massimale inteso come chilogrammi sul bilanciere, è impossibile quello. Però se uno come ambizione ha solamente il voler aumentare la propria capacità corporea con la poca disponibilità che ha, quindi migliorare un po' l'estetica, migliorare la funzionalità della gamba, soprattutto quello, perché la funzionalità della gamba migliora la vostra agilità, la vostra propriocezione muscolare, la vostra resistenza alle gambe migliora, quello lì proprio è un dato di fatto, quindi non è tempo sprecato l'allenarsi senza carichi nelle gambe, perché c'è anche un po' questa concezione qua, no? Le gambe vanno fatte solamente col bilanciere. No, se uno ha ambizioni agonistiche, se uno vuole competere in quello, se uno vuole aumentare la sua forza sui chilogrammi col bilanciere, sì, però altrimenti sì, ci sono tante altre strade. C'è anche la strada della semplicemente normalità di chi vuole tenersi in forma, appunto, e gli bastano questi esercizi, vuole semplicemente avere dei risultati paralleli alle sue ambizioni che magari fa, perché magari lui poi è una persona che vuole leggere libri e basta, no? Quindi non è che ha chissà che ambizioni competitive, niente, semplicemente questo, ragazzi. Quindi non vi fate troppe paranoie, non ascoltate chi vi dice va fatto solamente così, no, dipende dal vostro obiettivo, dipende dal contesto, dipende da chi siete, perché poi se vi ritrovate anche a essere geneticamente portati sulle gambe, vi sviluppate anche delle notevoli masse senza caricare, chissà, se caricaste coi pesi, bene, te le sviluppereste molto. Vabbè, anche se sono dei principianti, facendo questi esercizi qua, sì, ti si sviluppano bene le gambe. Sì, ma in dei principianti che non hanno mai allenato lo squat, no? Se devono iniziare e vogliono come finalità allenare poi lo squat col bilanciere, devono iniziare da questo. Ok, iniziano con questo, piano piano integrano col bilanciere, soprattutto per un fattore di coordinazione, perché magari certe persone, ragazzi, non sanno neanche fare uno squat con la barra da 20 kg, ma nulla normale. Di male, nulla di sbagliato, è normale. Se uno non l'ha mai fatto, non è predisposto, deve adattarsi, deve iniziare a dare stimolo al corpo su quel movimento. Ragazzi, quello che devo dire è tutto. Uscirà prossimamente il video versione avanzata. Poi se volete delle versioni intermedie, però più incentrate sui pistol, più incentrate su altro, chiedetemelo, proponetemele, io le porto. Ok, Franco, saluta. Bravo. Fai un riassunto di tutto. Bravo. Bene. Ciao. Grande. Ciao.